Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo qui con Federica. Ciao. E Sheva, che è una cucciolina di quasi 5 mesi. Dunque, che problemi ha Sheva? Allora, vabbè, lei tira un po', diciamo che adesso non è un grave problema, ma quando cresce sicuramente lo è. Con il guinzaglio tira soprattutto per venire qua al parco. Poi gli oggettini che ci sono in terra, lei raccoglie, se li mangia tutto. Tutti, raccoglie tutto. Adesso un pochino va meglio con il vieni, però prima non veniva assolutamente, soprattutto se c'erano distrazioni e cose varie. Certo. Insomma, tutti i problemi che abbiamo tutti coi cuccioli. Per insegnare al nostro cane a lasciare oggetti a comando o addirittura a non raccoglierli più da terra, noi dobbiamo fare uno scambio, noi dobbiamo far capire al nostro cane che noi non vogliamo portargli via nulla. Anzi, lui deve lasciare una cosa in cambio di qualcosa di più interessante. Vi faccio un esempio: se il nostro cane sta raccogliendo una cartaccia da terra e noi vogliamo che la lasci, invece di andare lì e sgridarlo, che poi lui scapperà da noi con le cose in bocca e ci farà esasperare, noi andiamo lì con un pezzetto di pollo o di formaggio, glielo sventoliamo sotto il naso e quando lui lascia la cartaccia gli associamo la parola lascia. A quel punto vedrete che a lungo andare il nostro cane, prima di raccogliere qualcosa da terra, ci guarderà. Questo significa che avrà fatto un'associazione e avrà capito il concetto. Seduta, prendi, bravissima. Poi prendo l'altro bastoncino e faccio così, glielo rendo più intrigante dell'altro e le dico lascia. Aspetta un secondino, così lei capisce che lascia significa lascia e non prendi l'altro. E questo, prendi. Bravissima. Prova un pochino te, perché lei deve farlo con te. Bravissima, esatto. Hai visto, le hai dato la stessa cosa che voleva e lei l'ha fatto. Sventaglielo davanti al naso. Ottimo. Adesso gli dici lascia e conti fino a 2, poi lascia e conti fino a 3, poi lascia e conti fino a 5, hai capito? Sì, ok, allora. Ok, lo prende. Tu adesso. Lascia. Aspetta. Premia. Ok. Fai passare sempre più tempo. Ok. Lascia. Aspetta, daglielo. Brava! Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, daglielo. Bravissima. Avvicina. Brava. Seduta. Seduta bene. Ottimo. Brava, bravo. Ok, lei adesso vedi, voleva prendere qualcosa da terra, ci ha rinunciato e ti ha guardata. Chiamala. Sheva. Oh, coccolina. Bravissima. Ottimo. Ok, lei una settimana fa, quando prendeva un oggetto in bocca, scappava e non si faceva più prendere, vero? Sì. Ok, perché non abbiamo ripreso. Allora mi dici che tu mi confermi quello che dico. Sì, confermo. Adesso invece possiamo vedere che è lì col suo legnetto e se le dici lascia. Ottimo. Prova a dirle lascia prendere il legno e farle un lancetto. Lascia. Lascia. Ottimo, va bene, va bene, va bene. Ok, così lei impara che quando tu le dici lascia non vuoi rubarle niente, è un gioco. Molto bene ragazzi, lasciate un like se il video vi è piaciuto e vi è servito qualcosa. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.